Victor 1966 veste lo stile. Stefano Scipioni, un gran gol che nell'ultimo match però non è servito a chiudere in vostro favore la partita, eppure le condizioni c'erano. No? Purtroppo sì, è stato un gol inutile perché non ha portato punti, però abbiamo capito che non abbiamo fatto una partita come facciamo di solito e quindi c'è il rammarico e chiaramente c'è anche la voglia di ripartire subito. E aspettiamo la partita di domenica. Avete pagato un po' di inesperienza e forse il troppo entusiasmo? No, perché la partita l'abbiamo preparata, sapevamo che andavamo incontro a una partita dove non si poteva giocare a calcio perché loro è una squadra, a mio avviso, molto scorbutica, che parla tanto e gioca poco, quindi non siamo riusciti a metterci al loro livello e quindi abbiamo pagato questa, come dicevo, inesperienza anche. Ci sono due match importanti adesso che potrebbero rilanciare ulteriormente le vostre speranze playoff. Sì, abbiamo la prima partita subito domenica contro il Gravina, che me la ricordo perché l'andata fu la mia prima partita con Nardò e tra cui mi fischiarono un rigore all'ultimo minuto che non c'era. Quindi, che squadra hai il Gravina? No, il Gravina a mio avviso è una squadra molto forte, preparata, però anche noi se abbiamo fatto 12 risultati utili di fila vuol dire che qualcosa valiamo. Aspettiamo appunto, come ti ho detto prima, questa partita con molta, molta concentrazione e voglia di far bene. Senti, se dovessi dare una valutazione al campionato del Nardò fino ad oggi, che valutazione daresti? Ah, fino ad oggi darei un bel 7 perché io sono arrivato che la squadra stava medio bassa classifica. Avevamo un po' di problemi all'inizio, poi siccome è una squadra formata da innanzitutto grandi uomini, e quindi sapevo che avevamo dei valori. Alla fine questi valori sono usciti e adesso stiamo cercando di realizzare un sogno che per molti prima era inarrivabile. Scipioni da Teramo, l'anno prossimo resta a Nardò? L'anno prossimo piacerebbe stare a Nardò. Io vediamo come finisce l'anno, poi chiaramente parlerò con la società e vediamo cosa succede. Qui alla fine dell'anno ci sono ancora 10 partite, sperando anche di più se arriviamo nei playoff, e quindi c'è tempo per pensare e valutare. Victor 1966 per lo sport.